Allora, Giulia Lava, ok. La tua passione per il disegno nasce da? Nasce da quando sono piccola, ho sempre scarabocchiato sopra le riviste, le copertine, poi ho trovato la mia strada alle superiori e successivamente all'università a Naba, Milano. Allora, quando tu mi dici ho trovato la mia strada, significa che hai trovato un momento in cui tu dici benissimo, voglio comunicare con qualcuno, perché sai, tra scarabocchiare e poi iniziare, come in questo caso, a dipingere le pareti, significa che hai qualcosa da comunicare. Esatto, no, riuscivo a esprimermi, quindi io lo facevo perché mi piaceva, riuscivo a essere me stessa, poi gli altri hanno ricevuto il mio messaggio, interpretavano le mie cose, quindi mi sentivo bene e ho trovato il mio modo di esprimermi. Per cui allora, in questo caso hai fatto delle vetrine perché hai aderito a Rainbow e quant'altro. Sì. Però altrimenti tu dipingi anche su tela? No, sempre su carta e poi stampo, oppure anche ho fatto anche delle pareti, mi piace un po' applicare il disegno un po' su vari supporti. Quindi anche, non so, tazze, vasi a mano oppure tramite la stampa. E sono tutti pezzi unici o comunque sia sono personalizzati da te? Dipende, faccio anche pezzi unici per chi me lo richiede, se no sono grafiche standard che io magari ogni anno seleziono e creo. Per cui tu comunque hai, allora, diventare un artista significa ok, disegno quello che voglio, sì, e poi qualcuno lo interpreta, esatto, e mi dà un certo sì, studio. Oppure ad esempio dipende anche da, c'è un tema magari per un evento, oppure un cliente mi chiede un tema, allora io lo interpreto. Dipende proprio da cosa mi viene richiesto, dopo mi sento io e dagli stimoli che ho attorno. E dopo questa situazione qui, la prossima cosa che pensi di poter fare? Anzi, di voler fare? Non lo so ancora, cioè vedo in base a quello che mi capita sempre, le persone che conosco, quindi è tutta una catena di cose secondo me casuali e non. Quindi vedrò. Però ho visto che il contatto con le persone è fondamentale perché prima ti ho visto disegnare sul vetro, sì, mentre eri accasciata e inginocchiata a terra, mentre c'erano le persone che comunque stavano tranquillamente con il blocco di sì, quindi ha comunque un contatto che a te piace. Sì, sì, non ho problemi perché sono sempre, sono a mio agio, quindi prevedermi anche qualcuno lì a suonarmi con un blax, a me non mi interrompo, anzi mi diverto e continuo. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.